Allora, questa settimana ho ascoltato l'omelia di Don Franco di domenica scorsa su YouTube. Andate mai a ascoltare l'omelia della domenica scorsa su YouTube? Interessantissimo, c'è anche su Facebook. Va bene, sono andato ad ascoltare l'omelia di Don Franco e ho scoperto che avete fatto la prima lezioncina di matematica applicata alla Bibbia, è vero? Avete fatto le proporzioni, allora riproviamo, facciamo la seconda lezione, proviamo se l'esercizio della settimana scorsa funziona. Allora, nella prima lettura c'è Abramo che prende con sé Isacco e cosa fanno? Abramo prende con sé Isacco e lo porta su un monte. Nel Vangelo abbiamo Gesù che prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li porta su un monte. Funziona, è uguale. Però se andiamo avanti, Isacco che ruolo fa? Cosa gli succede a Isacco? È portato su per essere sacrificato. E invece Pietro, Giacomo e Giovanni vengono sacrificati? O comunque dovrebbero? No. E allora c'è un qualche cosa che non funziona perfettamente. Andiamo a riscoprire la prima storiella e ve la racconto con una lettura di una fiaba ebraica, no? che colorisce un po' questa storia. Allora, l'angelo del Signore chiama Abramo e gli dice: Abramo, eccomi. E Abramo, prendi il tuo figlio e sacrificalo in olocausto sopra un monte. E Abramo, voi sapete la storia di Isacco, no? Cioè Abramo non riusciva ad avere figli e sperava di avere un figlio da Sara, e Dio gli aveva promesso che avrebbe avuto un figlio, avrebbe avuto una discendenza enorme, e sto figlio non arrivava, e lui invecchiava e sto figlio non arrivava. A un certo punto Abramo riesce ad avere un figlio da una schiava, però non è il figlio di Sara, non è il figlio della promessa, e allora ha anche sto altro figlio Abramo, no? Ha un figlio dalla schiava e poi finalmente il figlio da Sara. Ma il figlio della promessa è Isacco, l'altro come si chiamava? Ismaele. Quindi ha due figli, diciamo, uno è Ismaele e l'altro è Isacco. E allora Dio gli dice: prendi il tuo figlio, portalo sul monte e sacrificalo per me in olocausto. E allora Abramo gli dice: Signore, quale figlio? Io ho due figli. Prendi il tuo figlio, quello unico nato. Oh, Signore, guarda, tutte e due sono unico nato, diciamo, da due donne diverse, tutte e due figli unici. Quello che ami. Signore, cosa vuoi? Sono il padre di tutte e due, li amo tutti e due. Non... Isacco, va bene. E allora gli tocca prendere Isacco e lo porta sul monte. Arrivano sul monte e intanto che camminavano, sai, Isacco è caricato della legna e a un certo punto Isacco chiede: padre, dove stiamo andando a fare un sacrificio? Bene, vedo, abbiamo la legna, abbiamo tutto, manca l'agnello per fare l'olocausto. Sapete cos'era l'olocausto? Era quel sacrificio che veniva bruciato, perché c'erano diversi tipi di sacrifici. L'olocausto è quello che veniva tutto bruciato, ok? E quindi tutto si trasformava in offerta a Dio, rimaneva la cenere che veniva santificata. Allora, ma manca l'agnello per l'olocausto, dice Isacco un po' preoccupato, e Abramo gli risponde: figlio mio, Dio provvederà l'agnello per l'olocausto. E poi la storia va avanti e vediamo che loro arrivano su, Abramo lentamente inizia a preparare l'altare, inizia a preparare la legna, inizia a prendere qualche cosa per accendere il fuoco, e vede che non succede niente, prende Isacco, lo mette sopra, lo lega, prende il pugnale e finalmente in quel momento la mano del Signore lo ferma e lì Abramo trova un'ariete. Com'è? Com'è l'ariete? Com'è fatto un ariete? È impigliato. Ma l'ariete, di che colore è l'ariete? Bianco. Trova un ariete, bianchissimo.
trova un ariete e lo mette sull'altare e lo sacrifica. La storia racconta, sempre questa favola, che di questo ariete bruciato, no, che era il segno che Dio comunque era benevolo con lui, no? Come poi dirà l'angelo nella voce, dopo lo vediamo. Di questo ariete rimane solo, dice questa favola ebraica, la cenere che poi sarà portata nel tempio e rimarrà ad ardere all'altare dell'incenso nel tempio, dove veniva offerto l'incenso. Rimangono i tendini dell'ariete che diventano le corde della lira del re Davide, della cetra del re Davide. Sapete che il re Davide cantava i salmi, no? E diventano le corde della cetra, i tendini dell'ariete. E poi rimane il vello, no? Un pezzo di pelle che diventerà la pelle del profeta Elia. E rimangono i due corni, dice la leggenda ebraica. Un corno che sarà il corno che suonerà Mosè sul Sinai e un altro corno che sarà quello che suonerà Dio nel giorno in cui tornerà per salvare tutti gli uomini. E questa è la prima storiella. Ah no, finisce con la voce dell'angelo del Signore che dice: bravo Abramo, tu sei stato fedele, non mi hai risparmiato il tuo figlio, io ti ho fermato, ma tu non mi hai risparmiato il tuo figlio, io ti benedirò nella tua discendenza. Il tuo seme sarà benedetto, il tuo seme è Isacco. Isacco e tutti quelli dopo di lui. Quindi tutto il popolo. E nel tuo seme, in Isacco e in tutti quelli dopo, saranno benedette tutte le nazioni. Questa è la benedizione che Abramo si è guadagnato con quella fede, perché hai ascoltato. Interessante, perché ascoltato lo troviamo anche nel Vangelo. E troviamo anche un'altra cosa bianchissima. Chi era bianchissimo nel Vangelo? Prova a vedere il Vangelo se dice il termine le vesti di Gesù, come la veste dell'ariete era bianchissima. Allora, noi avevamo detto Abramo, Gesù, monte, Isacco, discepoli, ma c'è qualche cosa che non funziona. Perché qui sembra che Gesù, che si trasforma, fu trasformato in bianchissimo, sembra che assomigli di più all'ariete, perché è l'ariete che viene trasformato dal fuoco dell'olocausto in cenere, in corde della cetra di Davide, in abito di Elia, in corno di Mosè, in corno di Dio. Questa è la trasformazione che avviene con l'olocausto e Gesù viene trasformato. Allora Gesù assomiglia più all'ariete. Quindi abbiamo trovato questa equivalenza. Vi ricordate l'equivalenza della settimana scorsa? Noè salva, Gesù salva. Ok? La salvezza attraverso Noè per l'arca, la salvezza attraverso Gesù sulla croce. E così il segno dell'alleanza era l'arco? L'arcobaleno. Il segno dell'alleanza nuova è Gesù, o anche il sangue di Gesù. Oggi abbiamo Abramo, che potrebbe essere simile a Mosè e Elia. Adesso vediamo il perché. Abbiamo i discepoli, che potrebbero essere simili a Isacco perché salgono sul monte, e abbiamo Gesù che è l'ariete. Andiamo a scoprire perché di questa equivalenza. Perché Gesù, l'abbiamo già visto, è colui che viene sacrificato e in Gesù, grazie a Gesù, tutto viene benedetto, ok? Per via di quel sacrificio, di quel figlio che Dio non si è risparmiato, ok? Quindi Gesù è il nostro sacrificio. Di qua, come avevamo Abramo, di là abbiamo Mosè e Elia, perché Abramo è segno del padre, dell'origine della fede, no? In cui poi tutta la generazione è stata benedetta. Di là abbiamo Mosè e Elia, che rappresentano la legge e i profeti.
perché Mosè è stato quello che ha dato la legge, Elia è stato il primo grande profeta, e in Mosè e Elia, nei profeti e nella legge e nei profeti, c'è tutta la discendenza dell'ascolto della fede. Chi ascolta la legge e i profeti è chi ascolta Dio. E allora ecco che il centro è proprio quell'ascolto. E in quell'ascolto, di là, è benedetto il seme di Abramo. Di qua è benedetto in Pietro, Giacomo e Giovanni, tutti i discepoli. Perché i discepoli sono quelli che ascoltano. Ecco allora, ci sta questa equivalenza. Perché se noi siamo... Allora, gli ebrei sono i figli di Abramo e loro sono stati benedetti come seme di Abramo. Noi siamo i discendenti dei discepoli, perché siamo quelli che hanno ascoltato la parola. E quindi in quei tre discepoli sono benedetti tutti i discepoli che erano radunati nel cenacolo la sera di Pentecoste. Lì è nata la Chiesa, la prima casa, ok? E come era stata benedetta la casa di Abramo, così è stata benedetta la casa che è la Chiesa lì nascente, che poi si è diffusa per fede in tutto il mondo. E allora noi siamo figli di quel seme, che è la parola. E noi siamo benedetti in quella benedizione lì, in quella benedizione che ha dato Dio ad Abramo, e che poi si è rinnovata su quell'altro monte, attraverso loro tre. Ma non solo, perché quella benedizione là diceva: in te saranno benedetto tutto il tuo seme, quindi la tua discendenza, quindi la tua casa, il tuo casato. E non solo, perché nella tua discendenza, nella tua casa, saranno benedette tutte le nazioni. Allora questo vale anche per noi. Allora, non solo in Pietro, Giacomo e Giovanni sono benedetti tutti i discepoli di Gesù, cioè tutti quelli che ascoltano la sua parola, tutti quelli che fanno parte della sua casa, della sua chiesa, ma sono benedette tutte le nazioni. Ecco allora che torniamo nuovamente alla frase della nostra scatoletta. Cosa c'è scritto sulla scatoletta che avete a casa? Quella che avete preso il mercoledì delle ceneri. Chi si ricorda che frase c'è scritta sopra? C'è la frase di un salmo. Provate ad andare a vedere quando andate a casa. C'è una frase che dice: la tua casa sarà chiamata casa di preghiera per tutti i popoli. La tua casa sarà chiamata casa di preghiera per tutti i popoli. Questo vuol dire che nella nostra casa, nel nostro essere chiesa, ok? Non solo qui in questo edificio che è la chiesa parrocchiale di Gesù Redentore, che rappresenta una delle tante chiese di Riccione, una delle tante chiese della diocesi di Rimini, ma nella casa, cioè nei tuoi discepoli che si radunano, sono benedette tutte le nazioni, anche tutti quelli che non pregano. In voi sono benedetti anche tutti quelli che non conoscono Gesù. Questa è la nostra responsabilità. Per questo ha senso che noi esistiamo come chiesa, anche se dovessimo diventare tre gatti a Riccione, anche se dovessimo diventare in tre. In noi sono benedette tutte le nazioni. E allora portiamoci questa bellezza di essere il segno della benedizione di Dio. E viviamo in questa casa il ricordo di quel sacrificio, che è quel pane che si spezza e che si offre come olocausto. Quel sacrificio che Dio avrebbe detto a Isacco: non ti preoccupare, sul monte Dio provvede. E questo altare sarà oggi il nostro monte, su cui Dio provvede il sacrificio per noi.